sai chi è venuto a trovarci? Chi, e canterà anche per noi? Ma sì, lui è un regista, un attore straordinario di una serie che sta avendo un successo strepitoso proprio su Rai 1, Doc. La vedi? Certo, con tutti quei medici. C'è Luca Argentero, ti piace così, Luca? Ma preferisco quello che abbiamo qui. Ah sì? In carne ed ossa. Ah, però, sì. Allora, con noi qui a C'è Tempo per Giovanni Scifoni. Olè! Grazie, Anna. Perché eri scettico a riguardo? Scusa, non ci credi? Ognuno c'ha i suoi gusti. Luca Argentero è troppo scontato, scusa. Ecco, scontato, cioè nel senso, ci vuole coraggio a dire che sono bello io, questo è il senso della battuta. Magari molto più fascino. Grazie, grazie. Sei un animo più complesso. Ti ho rubato qua il posto nel balconcino. Devo essere geloso per caso? No, mai. Sei il numero uno nel mio cuore, tu lo sai questo. Tu hai avuto molto a che fare con, diciamo, non con il balcone, però c'è qualcosa di interessante che è nato proprio durante il lockdown. Sì, da una finestra, da quello che vedevamo attraverso la finestra. E cioè, comunque l'hai vissuto. Moltissimo. E allora ce lo racconterai nel nostro salottino, naturalmente. Certo, allora avvicinati. Vengo? Vieni, vieni. Devi, non vogliamo relegarti. Al balcone. Ero un po' a disagio lì anche perché io faccio appassire anche i cactus. No, dai, non dire così. Senti, ma partiamo... sei peggio di Beppe allora. Ah, grazie Anna. Il tuo balcone è legato. Il tuo è naturalmente più fiorito. Partiamo subito. Allora, si parla di musica, si parla di canzoni, di cantare. Qual è la tua canzone del cuore? Ecco, mi hai minacciato prima, canterà per noi. No, perché tu hai studiato da bambino pianoforte, sì, canto, quindi noi approfittiamo, diciamo, di questi certo tuoi studi. Qual giovanili è la tua canzone la del cuore? La mia canzone preferita è King Herod Song di Jesus Christ Superstar. Però, e fa come? Fa così, è bellissimo perché c'è Erode che prende in giro Gesù, cioè non esiste una canzone in cui si prende in giro Gesù, è bellissimo, no? E fa, perché vorrebbe i miracoli da Gesù e fa Jesus, I am overjoyed to meet you face to face. You've been getting quite name all around the place. Healing cripples raising from the dead. Bravo, Giovanni, si vede che bravo, studiato. Abbiamo appena nominato questa grande fiction di successo. Sì. Che tra un po', insomma, ricomincerà la produzione, sì, della seconda serie, che è attesissima dal nostro pubblico, e vogliamo vederti proprio all'interno di questa fiction, nei panni di Andrea Fanti. Guardiamoci il nostro... No, Andrea Fanti è un Luca Argentero, io sono Enrico... Ah, ho sbagliato, sei... Però vedi, questo è un lapsus freudiano, meno male che dicevo, no, Scifoni non capisco. Esatto! Svelata. La lingua batte dove il dente duole. Quindi, esatto. Mi capito, Luca Argentero, Andrea Fanti, tu sei... Adesso mi chiamerà Luca fra un po', capito? Sì. Una confusione, questa è l'emozione di questa nuova serie di C'è Tempo Per. Enrico Sandri. Esatto. Enrico Sandri, neuropsichiatra, che aiuta Andrea. È molto bravo, eh. Io lo vedo, io ho visto tutte le puntate, ero lì piazzato, davvero bravi. Successone, andiamo a vedere, esatto, Doc insieme. Avevo questa paziente, Elena. Un parto difficile, niente. Danni cerebrali, zero movimento, zero attività cognitiva. Una bambola rotta. Però aveva due genitori in gamba e tanti amici. E così l'ho sottoposta a un programma di stimolazione fisica e cognitiva. Piccoli movimenti, piccoli giochi, brevi letture, 8 ore al giorno, tutti i giorni. Sai che è successo? No. Niente. Per anni. Poi un giorno la mamma nota una cosa strana. Elena è davanti al televisore, sta guardando un comico che fa battute. E Elena sorride. All'inizio la mamma pensa che sia un caso. E invece ci accorgiamo che lei aveva imparato a capire l'italiano, a leggerlo e poi a scriverlo. Fare il medico il più delle volte è inutile, dannoso pure, ma ne vale sempre la pena. Giovanni, in attesa proprio di vedere le nuove puntate di Doc, io sarò lì piazzato davanti alla TV. Puoi darci una piccola anticipazione per il nostro pubblico? Ci sono tante mamme, nonne e le figlie che seguono Doc, che sono fan di voi due, di te e di Luca Argentero. Allora, dacci una piccola anticipazione.
Ti piacerebbe, vero? Ma qua mi rapiscono i figli, mi mandano l'ONU a casa se dico cose. Cioè, ah, sì. Blindatissimo, è tutto blindatissimo. Io avrei tante domande da fare circa la memoria, se torna, che cosa accade al nostro protagonista Luca Argentero. Lo so. Hai perso la memoria? Io non mi ricordo più niente, ho dimenticato tutto. Bentornati a C'è Tempo Per. Adesso siamo ancora in compagnia del nostro Giovanni Scifoni. Tra un po' ci raggiungerà la stellare Valeria Marini e balleremo con lei. Boom. Esatto. E a proposito, anche tu, Valeria, non ridere, anche tu, Valeria. Ah, esatto, non fare il vago. Sì, balli anche tu. Se mi fate, se c'è qualcuno che mi fa vedere le mosse, poi. Tu sei... ma c'è Valeria che te le insegna, no, stai tranquillo. Lei. Anche, cioè, guarda che lei è preparatissima, anche tu sei uno. No, lei è preparatissima, non c'è dubbio, sono io che proprio sono. Tu sei faccio appassire le piante, ma faccio anche appassire quelli che guardano mentre ballo. Insomma. Tu sei molto creativo, abbiamo detto, sei anche tu un artista poliedrico e ti sei inventato una cosa molto carina proprio nel tuo ambito familiare, sì, che possiamo vedere su RaiPlay, che si chiama La mia giungla. Un po' di quotidianità appunto familiare, però nello stesso tempo riesci a mandare anche dei messaggi poi importanti. Ce ne vuoi parlare? Sì, allora nasce questa cosa ovviamente nel lockdown, perché erano chiusi i teatri, chiusi i set cinematografici, cioè noi... Insomma, ma non c'era niente da fare, non c'era proprio niente allora da fare. Noi attori non siamo egocentrici, insomma, abbiamo bisogno di fare, e quindi prendo la mia famiglia. E in realtà è una cosa che già facevamo prima, perché raccontavamo le storie dei santi su tutti insieme. Allora queste storie dei santi sono diventate la storia di quello che succede dentro una famiglia durante il lockdown. E che succede? Succede le cose peggiori. Ricordiamo che tu hai tre figli. Io ho tre figli e sei anche quarto di sei fratelli. Sono quasi, sì, cioè, anche proprio... una moglie, poi, Elisabetta. Ciao Elisabetta. La salutiamo. Quindi, ecco, insomma, qua, vedi, qua, sai cosa vuol dire avere una famiglia numerosa? Mi sembra che vi divertiate, insomma. Allora, ci divertiamo e litighiamo come dei pazzi quando facciamo questi video. Cioè, poi voi vedete solo la parte carina, divertente, ma poi dietro c'è le urla, le disperazioni. Fuori onda sono ancora più divertenti. Cioè, fuori onda sono una cosa mostruosa. Ma loro come hanno reagito a questa idea di fare, appunto, di mettere in piazza quello che accade in famiglia? Ma loro sono più egocentrici di me, come tutti i bambini del mondo. Cioè, loro, se c'è un figlio che ha due battute in più dell'altro, succede pazzi. No, dai. Come si chiamano i tuoi figli? Si chiamano Tommaso, Cecilia, Marco. Allora, in ordine cronologico. Perché sono ancora a casa, ma ti staranno guardando, secondo sì, te? Sì, sicuramente. E domani c'è una nuova puntata sulla scuola, la riapertura della scuola. Bene, bene.